Per l'eterna incompiuta di Avellino il tunnel all'apertura sembra davvero vicina. Dopo aver completato a novembre la scala antincendio che sbuca su Piazza Libertà, nelle ultime ore operai al lavoro per i ritocchi della segnaletica orizzontale e verticale. La sensazione è che sia davvero questione di settimane, se non addirittura di giorni. E come accade in questi casi quando ci si trova di fronte a un'opera pubblica che ha richiesto anni e denari, per commercianti e residenti della zona di Piazza Garibaldi restano tante le perplessità. Non dovevano nemmeno incominciare, ma che serve? C'è 200-300 metri di tunnel, ma che serve? In Italia è così, specialmente nel meridione. No? Servirà quest'opera? E come no, è sempre buono. Speriamo che non sparisca prima il Covid e poi si apre il tunnel, ma sinceramente oramai è diventata la barzelletta della città. A questo punto speriamo che apra, così almeno vediamo che fine farà, cioè se effettivamente sarà utile o non sarà utile, saranno stati sprecati 30 milioni di euro inutilmente. Parecchio tempo chiuso, io pensavo che già muore così. Invece aprirà, secondo lei servirà un po' per decongestionare il traffico in centro? Sicuramente servirà. Potrebbe smattire un po' di traffico, quindi liberare un poco le arterie principali. Speriamo che la completino.